decide tutto, perché è il momento, è l'inizio di quello che è il reverse sweep di Gambit o è la consacrazione dei Flash Wolves all'interno di quello che sarà la fase centrale del Mid-Season Invitational, l'evento principale in cui ci sono i Fanatic, i Kings on Dragon X, i Royal Never Give Up, il Team Liquid. Comunque, colossi. Guardiamo i ban, concentriamoci su questi due team al momento. Anivia ancora una volta tolta all'istante dalle mani di Kira, totale volontà di negare quel campione nelle mani di quel giocatore. Sì. Ci saluta anche Gangplank, i Flash Wolves sono blue side, non vogliono permettere a Steios un trade sul campione, rimossi Rakan e Skarner lato Gambit Esport. E adesso ci saranno le... Oh, Ezreal addirittura bannato. Da parte dei Flash Wolves. E Kai'Sa bannata da parte dei Gambit. Considerato quanto bene ha giocato Betty finora, lasciargli Kai'Sa penso sia follia pura. Trundle di nuovo da parte di Mugin, priorità assoluta su di lui? Sì, vuoi andare a togliere la possibilità di selezionare un tank. E se Steios seleziona di nuovo un tank, Trundle ride, ringrazia. Statistiche gratis. Comunque abbiamo visto che anche contro composizioni fragili quel Trundle riesce ad essere eccellente. E quindi... Jin? Vanno per il cheese al terzo game. L'abbiamo detto, no? Jin ADC con Heimerdinger Support. È quello di cui stavamo parlando. È vero, hai ragione. La strategia segreta. Ragazzi, strategia segreta. Siamo sicuri? Jin? Ok, Jin è loccato. Jin è loccato. E Kha'Zix per Diamondprox. Ormai le provano davvero tutte. Kha'Zix è mid. No, è top per sfruttare la nuova evoluzione della ulti con i tre cespugli. No, non hai capito. Adesso Kira si alza, cambia il nome, parte la grafica, parte l'animazione con tutte le luci che si spengono ed entra nello stadio come un vero god, il re dei Gambit. Mi dispiace, ma in questo caso hai mancato una doverosa citazione e quindi devo intervenire di prepotenza. Cosa? Arriva Kira, hai in mente la scena dei Simpson dove la Russia si trasforma in URSS? Sì. Con il tasto? Sì. Ecco, c'è il cartellino col nome, lui... Kira, tu non giocavi Kha'Zix? Lui, è quello che volevo farti credere! Preme il tasto, si gira il cartellino, c'è scritto Alex Hitch nella corsia centrale. E si toglie la maschera. Con Kha'Zix mid. Cavolo, quella è ancora meglio in effetti. Alistar e Varus. Alistar e Varus, molto bella come... Ho visto quello Yasuo. Tranquillo. Morgana molto più sensata. Morgana Jin è una Morgana Jin è una combinazione eccellente, perché ti permette Morgana di tenere sotto scacco Alistar, e il concatenamento di controlli di Morgana e Jin, il legame oscuro e il florilegio letale sono un ottimo setup per un jungler aggressivo come Kha'Zix. Prima stavo pensando che da qualche parte il Time Lord spacca un vetro e tipo esce da una teca di vetro e tipo Varus con la goccia. E in questo caso effettivamente voglio lanciare un appello a chi ci sta seguendo da casa, perché devo dire che ultimamente sulle nostre lucubrazioni mentali durante le partite la community sta diventando sempre più responsiva. Io so che a casa c'è qualcuno in grado di fare quella scena come l'abbiamo descritta. Ragazzi, palla a voi. Camille bannata come secondo ban da parte dei Gambit dopo il Karthus rimosso. Tanto rispetto per Kira e per quella che è la sua champion pool. O meglio, abbiamo visto quanto Kira fatichi fuori dalla sua zona di comfort e quindi vuoi obbligarlo lì. Esattamente, un altro ban va proprio su Ryze. Penso che il prossimo pick da parte di Gambit sarà il top laner per forza di cose, lasciando il counter pick a Kira. E infatti, guarda un po', arriva il Sion. Sion inoltre è flexibile, quindi sai, puoi andare a lasciare il counter pick anche a Steios qualora ce ne fosse necessità. Vedremo. Flash Wolves hanno da annunciare gli ultimi due pick della loro composizione, che al momento già di base è bella solida. Voglio dire, ok, è un flex pick Sion, ma volendo optare per un flex pick contro Trundle, perché ancora una volta ignori completamente Swain? Non è bannato Swain, e Sion contro Trundle è follia suicida. Scelte loro, viene selezionato Ornn per mano di Flash Wolves, visto che non è stato selezionato Braum, ma hanno optato per Morgana e Gambit. Ringraziano, quindi, top lane tank, jungler, anti-tank. E Vladimir. Vladimir in corsa centrale e un Alistar support. Sono così disgustosamente tankosi i Flash Wolves, ma hanno anche danno e questa è la cosa che fa più rabbia. Allora, però, che build ti aspetti adesso da parte di Betty? Perché in questo scenario, con Vladimir che va ad amplificare di nuovo Kassadin... Figliolo, no. Contro Vladimir?
Ok, non è pessima come laning phase, ma non mi piace. Sì, no, non piace neanche a me, perché letteralmente Vladimir aspetta che finisca lo scudo, trasfusione. Sì. E se casta di ningaggia, pozza di sangue. Ciao. Ciao. Distinti saluti dalla regia. Viene bloccato comunque Kassadin. Sì. Quindi tu hai messo una composizione con Jin come tiratore, senza una fonte di DPS fisico stabile a compensare il suo ruolo da utilità, con un singolo tank contro Trundle, che con uno scaling mid laner contro Vladimir, e hai lasciato Varus a Betty. Dimmi quello che vuoi, ma questa draft da parte dei Gambit, salvo non ci rivelino qualcosa di allucinante in partita, è stata gestita in maniera... Adesso Steio e Kira fanno le swap. Subottimale, subottimale, mi concedo solo questo. È infelice perché ci sono tanti problemi nei singoli campioni di Gambit, e come dicevi tu, non vengono risolti, non vengono compensati tra di loro. Se tu guardavi ad esempio la lineup di Flash Wolves, ok, Trundle diventa difficile da utilizzare se c'è un campione aggressivo dall'altro lato, però hai comunque un Alistar che ti gestisce il campione aggressivo dall'altro lato, hai comunque un Vladimir che attira l'attenzione, quindi prende tempo al jungler aggressivo, hai una top lane dotata di tonnellate di crowd control, insomma, c'è di hai tutto. Una risposta. Capisci? Per ogni problema che devono affrontare i singoli campioni di Flash Wolves c'è una risposta. Mentre dall'altro lato i Gambit, non solo c'è un problema per ognuno dei campioni, ma sinergizzati insieme si creano altri problemi. Sono d'accordo purtroppo con e tutto tutti i nodi ciò, verranno al pettine. Tutti i nodi verranno al pettine. I Gambit qua ora o tirano fuori il miracolo su ogni corsia e tipo stompano brutalmente, al punto che Kha'Zix one shot un tizio letteralmente saltandogli in testa e facendo autoattacco. Ok, ma abbiamo visto anche con quel Graves che Diamond è così passivo anche sui campioni aggressivi, che e fa quindi... strano. Sì. Signore e signori, la landa si tinge di rosso, siamo al Mid-Season Invitational 2018. Qui i Gambit si stanno giocando l'ultima opportunità di rimanere in questa serie, mentre i Flash Wolves hanno dalla loro la possibilità di avanzare direttamente al group stage. Quindi, forse per l'ultima volta, forse no, da casa iniziate a spammare i vostri hashtag. Hashtag FWWin, se ti fate per questi incredibili Flash Wolves. Dall'altro lato hashtag GMBWin. Se come me anche voi avete fede nel reverse sweep. Jin con l'anello di Doran. Questa è l'ultima patch in cui effettivamente quell'oggetto è plausibile su di lui. Sì, ricordiamo durante la 8.9 sono stati modificati gli oggetti. E quindi cosa succede? No, aspetta, sì, 8.9, okay, sì, mi è venuto un attimo il dubbio. Qui siamo in 8.8, sì, quindi ancora 8.8. L'anello di Doran. Oh, Betty, seconda volta che subisce Rust per Money Edward. Partire. Vabbè, ma tanto. 150 HP in meno in laning phase, non è sono qualcosa da poco. E Edward, ok. Stai attento. Vorrei farti notare che. E un altro binding. E addirittura una granata da parte di Jin. Dovrei. Metà vita per Betty, eh. Voglio farti ricordare che il primo game Betty l'ha iniziato senza vita e senza minion. Giusto. Quindi. Okay. Quindi è in una condizione di vittoria. Esatto. Perfetto. Buono qui il posizionamento di Edward con la sua Morgana. Sappiamo che Morgana è lì proprio per quello, per negare Alistar. Anche solo degli attacchi base concatenati all'evocazione di aerei lasciano Lodic libero di farmare e di accumulare esperienza, negando completamente questa risorsa al povero Varus che siede su una conta di zero servitori sul tabellone. Steios e Anabi, corsia superiore, Sion contro Ornn. Standardissima come lane, hanno scudi, hanno sustain, hanno tutto quello che vuoi. Il sustain della presa dell'immortale di Ornn è, diciamo, pareggiato dalla pozione della corruzione di Sion. Sion opta per il potenziamento glaciale, quindi anche il setup sui gank sarà buono nei confronti di Kha'Zix. Diamond Prox deve iniziare a gankare. Sì, per forza, soprattutto quando hai Kha'Zix. Hai una tale presenza nel momento in cui ganki, che sono danni, ma una tale quantità in early game di danni che è disgustosa. Sì. È il termine migliore che mi viene da utilizzare. Per un motivo, sì. Non è che sono sbagliati, è che tutto si basa per Kha'Zix sul danno, quello è il suo potenziale, quello è il suo punto di forza su cui devi fare perno e su cui non viene spesso fatto perno da parte di molti giocatori, e non solo Diamond Prox. È difficile giocare proprio per questo un jungler aggressivo. Intanto in corsia centrale c'è Kassadin sotto torre che viene outfarmato da Vladimir. E non ha più neanche la pozione di fianco allo scudo di Doran. Mugin è già nella metà campo nemica, forte comunque del push applicato in corsia centrale.
ancora una volta, quel Kassadin che cosa ti vuole dare? In late game uno scaling. D'accordo. Della tua speranza. C'era Swain open. Sì, anche. Già, vabbè. Scelte dei Gambit, vedremo se avranno successo in ciò. Il punto è questo: quando c'è questa situazione in cui il tuo mid laner mette pressione e manda l'altro mid laner sotto torre a farmare, quello si chiama lane priority. Nel caso della mid lane è importantissima per un motivo. Abbiamo visto Mujin spostarsi nella giungla sì. degli avversari proprio perché dice tanto Kassadin non può muoversi, se no perde non solo livelli e farm, ma perde anche il trade perché è in svantaggio di esperienza. Spoiler, sta già perdendo una tonnellata di farm a 15 minion in più al terzo minuto di partita, Vladimir. Quarto, dai. No, no, perché terzo minuto è un po' brutto. Vorrebbe dire aver perso tutti i minion. E ne sta perdendo un bel po', però, quindi siamo lì. È proprio 20 felice. Minion di vantaggio al quarto minuto suona meglio? No. Ok, ok. No, per okay. Nulla. Cristallo di mana, inoltre... Richiamo base e teletrasporto per un cristallo di mana. È una pozione ricaricabile, non aveva la pozione ricaricabile. Scusami, scusami, in effetti, voglio dire... Farà differenza. Sì. È così infelice come situazione. A me dispiace guarda vedere Mugin. Kira, mi distrugge il cuore. Ma il fatto è che guarda Mugin quanto si sta permettendo di andare a counter junglare aggressivamente grazie all'impostazione in corsia centrale. Non è solo la corsia centrale che stai perdendo con quel Kassadin, è la mappa. E la possibilità di Diamond Prox di essere aggressivo. Esattamente. Togliere la possibilità a un jungler aggressivo di andare a invadere gli avversari. O semplicemente anche di gankare la corsia centrale. Perché mettere in vantaggio Kassadin è una qualcosa che vorresti. Ma non puoi farlo contro un Vladimir. Non esatto. puoi. Esatto. Corsia semplicemente superiore, bello. Semplicemente si spicchiano tra tank. Tranquilli, rilassati. Sono Sion e Ornn, voglio dire, lo sappiamo già che andranno a farmare per tutta la fase di corsia. Sì, sì, sì. Te l'ho detto, io la chiamo lotta di cuscini, semplicemente per non confondermi troppo con il codice spaghetti e, o per non farmi venire fame, semplicemente, perché sai, ogni tanto se... A me annoiano gli spaghetti. Sei una persona orribile. Ma che ci devo fare? Sono noiosi dopo un po'. Non è vero. È perché non hai abbastanza creatività per valorizzarli. Distrutto. No, non puoi replicare. No, mi non dispiace. Non ti permettere. Lo vedremo a Casterchef, se hai ragione. Lo vedremo a Casterchef? Ok. Sì. Ok, la sfida c'è. Corsia superiore. Arriva l'ingaggio da parte di Anabina ai danni di Steios, costretto al flash difensivo. Non aveva mana e è sensato questo disengage. Un pochino eccessivo sì. il flash immediato. Penso che... poteva attendere. Sai cosa? Non c'è visione. Non c'è visione sul fiume, quindi appena vedi che Ornn decide di ingaggiare, non sai dove è Mugin e dici, non è che magari Ornn cercherà il knock-up per poi avere un'aggressione da parte di Trundle? Parlando di Mugin, parlando di Diamond Prox, adesso si trovano uno contro l'altro e in maniera... C'è un lume, quindi Diamond Prox sa dove è Mugin. E infatti tutto si resetta. Sì, situazione tranquilla. Diamond Prox è nella giungla avversaria. Quel red buff non apparirà per un po', figliolo. Un minuto ancora. Cioè, nemmeno è apparsa l'icona del... Mancano 20 secondi. Vediamo allora. In corsia inferiore, attenzione però, perché Diamond Prox potrebbe trovare la vittoria o arriva la sconfitta. Arriva l'ingaggio da parte di Sion, che potrebbero ingaggiare su Betty. I danni sono molto alti. A piena carica quello Steios col treno colpisce quel povero di Kerry. Flash e al poco da fare. Sword Art trova il knock-up su due persone. Anabi bloccato da un binding. Kha'Zix stanca colpo di torre. Sword Art ha trovato l'uccisione. Knock-up da parte di Anabi. Lodic ha già preso un colpo. Steios ne prende tanti altri. In una situazione in cui avevi preso intanto vantaggio. Kira sta morendo da Mugin in corsia centrale. Già, Lodic flasha con Maple che si trova lì a dire fate partire la musica di Ben Hill, vi prego. No, Mugin! Non l'hanno visto, non flasha in avanti okay, però Lemo Piaga, questo è Lodic morto. È molto morto c'è Lodic. C'è l'Ignite, poco da fare. Mugin che adesso sta inseguendo Edward nella giungla avversaria. Se lo mozzica. Gnammede. Angelo caduto, gustoso. Che in effetti Angelo caduto sa di nome di un dolce. Sì, perla di pasticceria francese. Qui vediamo che per il buffet di dolci abbiamo un angelo caduto 010 che viene purtroppo annichilito da una mozzicata da parte del re dei troll. La situazione è stata bizzarra e sconfusionata, però sono i flash walls a uscirne a testa alta. Il flash da parte di Maple gli permette di portare a casa la vita di Jin, che non aveva incantesimi dell'evocatore. Mugin riesce a trovare Morgana
a pascolare in giungla ed è lui a portarsi a casa la sua vita. 3-1. Sword Art è in top lane. Sword Art sta giocando un Alistar così opprimente a livello di mappa. E non ha ancora usato il knock-up. Stavo per dire, non ha ancora usato il knock-up e letteralmente Steyos ha subito crowd control dopo crowd control. Mi ha fatto troppo ridere come cosa. Questa è una cosa bellissima da parte dei Flash Wolves. Sono bravissimi a concatenare i controlli. Sì. Veramente hanno una pulizia d'esecuzione intorno a questo Alistar che ti fa capire quanto questo pick sia stato allenato. Rivediamo perché questa azione era proprio partita in maniera grottesca. Arriva la locomotiva e a finire sotto quel treno e il povero tiratore della squadra avversaria, quel Varus, si prende una carica a piena distanza e ci saluta così. Rispondono però con 3 uccisioni i Flash Wolves, quindi sogno di Shureli è già completato da parte di Vladimir, mentre dall'altro lato abbiamo una lacrima della dea, totale assenza di statistiche da parte di Kassadin. Mi stai dicendo che quella lacrima della dea sono le lacrime di Kassadin? Sì. Ne ha già buildate 2, quindi Almeno stavolta non devi avere 2 corsie che devono scalare su quell'oggetto e quindi puoi cercare di impostare dei tempi abbastanza diversi. Ma c'è Jin con il Rapid Fire Cannon Rush, che è la sua build più comune. Sì. Contestualizziamo, Jin, ricordiamo che nonostante ci si trovi nella patch 8.8 e quindi ancora l'efficacia con la furia di Winston sia massima, questa efficacia è dovuta a un bug. Come decidono di risolvere la situazione? Disabilitano l'oggetto, disabilitano il campione? No, disabilitano la possibilità di acquistare l'oggetto su quel campione. Quindi Jin va per la build critico, non va per la build quella Jinso, come da molti è stato definito. E l'archibugio a ripetizione è solitamente la prima scelta, proprio in quella build. Esattamente. Vediamo un po' questo Kha'Zix che scarna il suo successo ad ora. Come ti ho detto, è stato proprio trafazzonato. Non è solo il First Blood, il problema è che Diamond Prox non sta giocando la mappa in nessuna delle partite che abbiamo visto. È stato pesantemente surclassato da Mugen, che adesso con un Drago della Nuvola completamente gratuito aiuta globalmente i compagni di squadra. Il fatto che abbia più fatto più danno Edward che Lodic mi inquieta. Ok, che di base Morgana ha comunque un oggetto da scaling che gli dà scaling AP. Arriva Diamond Prox che prova ad aiutare i propri compagni. Maple e Mugen inseguono gli avversari. Edward vuole stunnarli. Rotte, sì. Ciao. Esploso in 1000 pezzi, Edward. È il più che cosa vuoi fare? Messaggi. Voglio dire, ti puoi salvare con lo scudo contro un Alistar, non contro un Vladimir. Già. Con il sogno di Shurelia già nell'inventario di Vladimir, è ovvio che tu vuoi giocare la mappa, vuoi accelerare, vuoi correre, vuoi giocartela in questo modo e riesci ad eseguire correttamente la tua composizione. I Flash Wolves sono stati così capaci nel giocare le proprie condizioni di vittoria, tanto quanto purtroppo sono stati incapaci Gambit di giocarci intorno. Prima torre che va nelle mani proprio dei Flash Wolves. E questo fa capire quanto sono dominanti. Edward che prova ad aiutare a pulire. Arriva l'ingaggio grazie alla sua Yes Reverie. Guarda qui quanti catena danni. Catena della corruzione. Boom! Catena della corruzione che inoltre connette quando lo scudo già ci aveva salutato. Quindi grazie alla trasfusione di Vladimir. No, la trasfusione. La nuova di sangue. Esatto. La nuova di sangue di Vladimir ha rimosso lo scudo oscuro. Da là è partita la catena della corruzione. Anche là, timing letteralmente ai millisecondi. Guarda il corsia centrale. C'è un festone. Ci sono Sword Art. C'è Mugen. Maple che ingaggia Kira. E però decidono di non inseguire Kira sotto torre perché può saltare. Decidono solo per la torre. Sai, primo mattone l'hai già portato dalla tua. Quindi vai ad aprire la mappa. Hai già la corsia inferiore completata praticamente, vuoi anche aprire la corsia centrale, stai trovando così tante risorse, stai giocando tutto contemporaneamente e in questa partita si va a sottolineare nuovamente la disparità. 3 torri contemporaneamente, Flash Wolves, controllo totale. Sì. Stavo dicendo, si va a sottolineare la disparità di cui ti parlavo. Mugen va ad ingaggiare su Lodic, arriva il knock up da parte di Alistar, i danni sono colossali, quel Sion non può essere lanciato per aria grazie a quello che l'utilizza la sua ultimate. Torre in corsia superiore che casca per mano dei minion, cioè neanche c'è Horn che l'ha lastita, no, i minion. Non bello, peccato non essere nella patch nella quale i minion vanno a spammare la... La maestria. La maestria. Era così bella quella patch. Non vedo l'ora che torni quell'anno prossimo. Comunque, ti stavo dicendo. In generale i Flash Wolves giocano contemporaneamente gli obiettivi e gli avversari. I Gambit si portano a scegliere ogni volta. Questo Kassadin, seconda partita di fila, non sta trovando assolutamente nulla di niente. Lacrima della Dea e Ametista degli Eoni non ha nessun tipo di statistica offensiva. Dall'altro lato Vladimir è una vita che non torna in base.
ha trovato tante di quelle cose sulla mappa che non dico andrà a completare una protocintura direttamente, ma non lo fa, ma potrebbe farlo. Però non lo fa. Messaggero della Landa, giusto per confermare che il dominio dei Flash Wolves vuole essere totale su questa partita. Sono sempre in quattro in giro, letteralmente a Navi questa è la seconda volta che si presenta insieme al team. E sai, a Navi è stato così sacrificato a livello di risorse lungo tutta la serie. E fa comunque quello che vuole. E ha giocato comunque così dannatamente bene. È molto più bello, secondo me, in competitivo vedere quanto un giocatore riesca a... fare senza risorse dedicate. Sì. Vedere qualcuno eccellere con... che viene camperato a morte. Sì, è piacevole perché vedi una persona che comincia a shottare tutti in giro. È sempre divertente vedere lo snowball. Sì, lo snowball ma è sempre piacevole. Lodevole vedere qualcuno vincere senza risorse. È proprio ammirevole, non solo lodevole, è proprio ammirevole. Dici, wow, è stato camperato, era 0-4 e comunque sta shottando tutti. Cosa? Gangplank inoltre, dell'altro giorno. In un matchup, in questo caso però devi considerare il matchup Ornn contro Sion. Capisci? Non è proprio quel matchup che dici, ok, sono Gangplank che ha avuto modo di farmare contro Ornn come nel game 1 e allora a un certo punto ho i miei oggetti, divento 4-0-5, nessuno sa come e vinco la partita da solo. Spoiler, non era neanche da solo perché comunque Varus stava facendo un lavoro spropositato. Sì. Non Varus, Xayah, perdonami. No, era Varus ancora in quel game. No, ok, nella partita con Gangplank era Varus. Nella partita invece cos'era top? Ho mischiato un attimo le cose, perdonami. Secondo erano me, Cho'Gath, Varus è... Cho'Gath nella prima contro Maokai. Avevo mischiato le due partite, che stanno giocando così bene in ogni partita che ormai sembra un'unica lunga performance da parte dei Flash Wolves. E anche Varus è un po' onnipresente, tipo da entrambi i lati, quindi comincia a confonderti anche. Per questo lo stanno buffando, perché non è affatto in meta. Capisci? Aspetta, come lo buffano? Beh, non so quale buff tu stia parlando attualmente, ma Maple avrà bisogno di un buff perché a quanto pare non riesce ad affrontare tre persone. Guarda, qua si no! salva, no, si salva per il rotto della cuffia. Arriva dal fianco Sword Art, lancia per aria Daimon Prox. No, alla fine Kira dovrebbe morire grazie a quello che è un ultimo d'attacco di Mujin. Uno per uno. Varus è stato appena buffato comunque per completare. Okay. Ha ricevuto l'attivabile della doppia okay. No, pensavo lo stessero buffando ancora. Infatti ero tipo, no, per favore, basta. Tranquillo, non riceverà altri buff. Anzi, i cambiamenti dei tiratori andranno a rallentare molte delle sue build. Tranne quella P. Anzi, però di quella ne discutiamo dopo. Effettivamente nel passaggio dalla 8.8 alla 8.9 ha ricevuto quello come buff indiretto. La build AP è molto più potente. Sì, perché puoi assediare effettivamente. Oh god. Capisci? E come Ryze. Rivediamo prima l'azione bot. Maple subisce l'aggressione da parte di Kira. C'è uno scambio iniziale. C'è anche Diamond Prox. Quindi doppio assassino, doppia fonte di burst. La pozza di sangue cerca di guadagnare quanto più possibile, ma non riesce a salvarsi. Arriva Alistar dalle retrovie. Obbligato il flash da parte di Kha'Zix. Trova una capocciata per sfogarsi su quel poveretto di Kassadin che ci saluta. Sword Art trovato fuori posizione. Face check con quello che è il Tormented Soil di Morgana, è uno dei metodi più solidi per controllare. Perché quando hai l'evocazione di Aeri, semplicemente se c'è qualcuno, Aeri va lì. Sì. E prima ancora viene utilizzato l'oggetto da support. Se vedi che stai guadagnando gold all'improvviso, vuol dire che c'è qualcuno. Sì, per forza di cose. Però l'evocazione di Aeri ti dà una possibilità ulteriore, molto più telegrafata, di spottare gli avversari. Ti sto dicendo, Varus è come Ryze. Ogni volta che qualcos'altro viene bilanciato sulla Landa, lui ne abusa. Ma sì. Che bello. Per fortuna non abbiamo ancora visto oggetti da supporto su di lui. Occhio. Diamond Prox che viene ingaggiato. Ma guarda oscuro, Kira. Oscuro. Kira è sul fianco, ma è contro tre persone. Figliolo, scappa. È Kira. Non era quella la direzione corretta. No. No, per nulla. Hai mente il... arrivano cap da parte di Alistar ai danni. Oh. Di Alistar da parte di quello che è Sion. Maple però si cura. Quanto con quell'emopiaga. Oh, bellissimo. Aveva 10 HP e ha 2 terzi di vita. Un'emopiaga e una trasfusione potenziata. Già. Bellissimo. Ricordiamo che l'emopiaga va a curare del 100% del danno inferto al primo bersaglio e del 50% dal secondo bersaglio in poi. È davvero tanto efficace come abilità in senso offensivo e difensivo. Che poi sarebbe così facile ricodificare quella ultimate. Allora, vi spiego il perché. La ultimate di Vladimir non conta la posizione effettiva del personaggio quando viene considerato il primo ad essere colpito. No. Letteralmente, esatto. Il primo ad essere colpito è quello su cui subisce più danni.
Esatto. Ed è una cosa profondamente sbagliata, perché vuol dire che la cura di Vladimir è mostruosamente alta a prescindere. Se colpisce due target o tre. Vediamo se prima Kira verrà ingaggiato, perché voglio fare uno spiegone ancora più approfondito sul codice di quell'abilità. Ok. Effettivamente la cura e il danno sono codificate separatamente. Quindi anche codificando il primo come ordine temporale, la prima cura rimarrebbe uguale, perché è codificata come un valore flat a parte. E che il valore del danno e della cura coincidono, e quindi viene... per semplicità viene detto ti cura di quanto danneggi, ma sono un danno e una cura separati come quelli della trasfusione a livello di codice. Sì, è bruttissimo, è proprio brutto. Alcune cose potrebbero essere risolte, ma non è che è sbroccato, ragazzi. No, ci sono alcuni casi in cui quel caso limite ti cura talmente tanto che lo guardi e dici davvero... Davvero Vladimir aveva 10 HP e poi lo vedo a 2 terzi di vita. È anche per quello che non è che protestiamo, è grottesco vederlo succedere. Sì. Non dovrebbe succedere. Maple ha attivato il ghost da parte sua, vuole ingaggiare su Diamond che ha ancora il salto disponibile. Guarda quella nuova di sangue, quanti danni. C'è anche Kassadin, quindi comunque decide di indietreggiare. Diamond Prox 0-1-2, lungo pugnale seghettato di fianco all'incantesimo del guerriero. Dall'altro lato invece Trundle è così avanti da potersi permettere una build sull'utilità. Quindi, voto del cavaliere e gemma infuocata. Gemma infuocata, secondo te? Corazza spirituale? Possibile, possibile. Ma sai cosa? Mi piace questa build a parte di Mujin, riflette molto quello che è... una delle sue priorità. Quest'anno Mujin ha rilasciato questa intervista, mi pare un mesetto fa, non mi ricordo la data precisa. Il punto era questo: lui si ispira a Karsa come team player, sì. Lui adora Karsa, ha questa propria ammirazione nei suoi confronti e dice: io guardo Karsa giocare in solo queue e in competitivo per capire quanto essere team player come lui. Esatto. Perché Karsa è il team player jungler definitivo. E da parte di Karsa abbiamo storicamente tanti di quei bei ricordi nel competitivo. Tipo io che ho perso la voce per colpa sua. Perché esatto. A 70 minuti ruba un drago maggiore. Che meraviglia. Alle 4 Occhio. Di notte arriva l'ingaggio da parte di Sion, che va a fare gol. Anamico stringe al flash Steios e arriva anche la ultima. Steios figliolo. Ma i Gambit la stanno intando? Voglio dire... Running down mid, bro! Ma stavolta davvero! Per davvero! Cioè... ha ultato contro al muro, flashando il muro, andando sotto verso torre. La io sono confuso. Va bene. Non ha le pacciotti, allora che sta facendo? Non lo so e non lo voglio sapere, però qui i Flash Wolves stanno facendo il barone. Sì, barone Nashor, Daemoprox si avvicina, si affaccia, va su Ordata, è lì pronto. Ha utilizzato il trinket, quindi vede anche attraverso l'invisibilità. Non può attaccarlo, ma può colpirlo con un knock-up. Si avvicina di nuovo Daemoprox, 4000 HP rimasti, Kira è lì presente. C'è Maple che intanto nella backline sta facendo i disastri uccidendo Edward e Lodic. L'hanno spottato. Viene, Kira è stato spottato, cancellato dalla mappa. E ora 2500 HP. Bravo Sword Art. Diamond Prox è morto. Lo mangia tranquillamente. Letteralmente è saltato in bocca a Trundle. Sì, è stato fantastico. Barone Nashor per i Blackwolves. E mi sa che questo sarà un 3-0. Attualmente... che vuoi dirgli? Sono 11-2, hanno 8000 gol di vantaggio e letteralmente esplodono le genti come fosse nulla. Hai appena visto che cosa è successo. Voglio dire, davvero, Steios si è sacrificato senza trovare nulla, una suprema che proprio non sapeva da fare, non c'è stato il minimo follow up. Kha'Zix salta in bocca a Trundle e... non lo so. Ma quindi mi dici che faranno un po' su Reddit anche per Steios? Allora... ho appena... No, più che altro... Aspetta, ripetiamo prima l'azione perché poi è una battuta orribile. Maple 1 contro 2 contro l'intera corsia inferiore avversaria, totalmente zonati, un colpo di clava in testa a Kha'Zix, in testa a Kassadin, perdonami. Diamond Prox appena salta dentro viene mozzicato immediatamente. Adesso non vorrei dire, ma dici... è perché sono dall'LMS che hanno gli scarafaggi all'interno della propria dieta? Oh, Diamond Prox è stato spottato per un millisecondo da parte degli avversari. Ci sono... è dietro le torri! Regà, no, dai, stanno... il flash difensivo, la redenzione? La redenzione da parte di Edward.
Sai, doveva rallentare Vladimir. Rallenta, arriva una suprema difensiva da parte di Sion, costretto alla fuga. Arriverà verso la base. Stavolta la sua, quantomeno. Sì, almeno la sua. Kira in corsia superiore, trova un po' di risorse in solitaria. Abbiamo nuovamente la maschera dell'abisso. Troppi danni magici da parte del team avversario. Bastone nel vuoto, Mepola ha appena risolto il problema di danneggiare quel Cassidy. Che poi contestualizzo, la battuta di prima sugli LMS e gli scarafaggi nella dieta non era razzista. Ci sono alcuni piatti tipici che sono effettivamente a base di insetti. Sì. Ma... voglio dire, in Italia abbiamo il formaggio coi vermi e ci lamentiamo di chi mangia scarafaggi? Casu Mars. Infatti, voglio dire, non mi sembra neanche un'aggressione. Anzi, molti sono forti apprezzatori di quel tipo di cucina. Ti ricordo che siamo il paese che ha la bresaola e mangia i cavalli e il resto del mondo inorridisce perciò. Vero anche quello, vero anche quello. Non sto scherzando, il mondo pensa che noi siamo pazzi a mangiare i cavalli. È come mangiare i cani per loro. Sì. Corsia centrale con Mabel che insiste, corsia inferiore, tutti il quartetto dei Flash Wolves va ad assediare. Cassadin e AFK split push, sì. È l'unica cosa che può fare. Effettivamente sì, perché tanto difendere qua non possono difendere i Gambit. Due inibitori che cadranno. Sinceramente io chiuderei questi Flash Wolves. Ragazzi, puoi farlo a questo punto, eh? E infatti vanno per la chiusura. Adesso arriva l'ingaggio da parte di Sword Art. Diamond Prox costretto a salto difensivo. No cap multiplo da parte di Anapi. Edward che prova a bloccarli con quella che è una ultimate. Steios che prova dal fianco a arrivare per fare il no cap su Betty. O comunque bloccare. No, semplicemente penso stia. No, sta andando proprio dritto per dritto. Sì, ormai... Betty, guarda Betty quanti danni fa. È enorme. Double. Horn che fa double kill. È qualcosa che. Sword Art ingaggia e non riescono neanche a ucciderlo. Sì. Con la redenzione di Morgana. Uccide Alistar. E signore e signori, abbiamo l'ultimo team qualificato per quello che è il Mid-Season Invitational e sono i Flash Wolves. GG per loro, una performance che definire dominante sarebbe dir poco. Ma quindi il 3-0 cosa è servito? Cosa è servito il play? A darci la possibilità di sfornare un sacco di meme. Ok, ok. Effettivamente. Beh, bar Supermassive ci hanno dato una tonnellata di meme. E a far scomparire il cappello supremo. Vero. Quindi a farci venire un po' di feels nel vedere i Gambit in partita. Che fanno combo meme. Esatto. Che causano nerf. E abbiamo potuto vedere per il terzo anno consecutivo un nuovo jungler 17enne dal Vietnam portare a casa una serie da solo. Yi Jin, per chi non lo sapesse, ieri ha giocato ed è un mostro. Signore e signori, congratulazioni ai Flash Wolves per questo 3-0 diretto, pulitissimo, dominante. Niente.